recensione richiesta tramite donazione Patreon da Simone Bettani, che mi chiede di parlare del disco, quindi mini recensione musicale, dei Duran Duran del 1982, Rio. Sicuramente non un capolavoro nel vero senso della parola, ma un grande disco di pop rock new romantic, appunto con un tocchi new wave, ancora con qualche tocco addirittura post-punk. Venivano i Duran Duran dal successo del bel primo disco Duran Duran, dove c'erano pezzi fantastici come Planet Art, Girls on Film, Nightbot e tanti altri, insomma. E per i primi due dischi, secondo me, Duran Duran sono stati molto sottovalutati anche dalla mia generazione, li ascoltavamo di nascosto perché garbavano i paninari, e noi post-punk, metal, così, hardcore, tutto quello che c'era, diciamo che abbiamo fatto outing verso i 30 anni, dicendo che tutti avevamo all'epoca questi due dischi, specialmente Rio, che Rio ha il pezzo di title track, è meravigliosa, giro di basso di John Taylor, straordinario, Simon Le Bon con una voce flebilissima e con dei testi assurdi, porta avanti comunque un modo di cantare riconoscibilissimo, così come sono grandissime le tastiere di Rhodes, e così come ottimo Roger Terrell alla batteria, e poi abbiamo Andy Terrell alla chitarra, formazione che durerà per il prossimo disco, poi si scioglierà Notorious e diventeranno due gruppi, Power Station da una parte, Arcadia da un'altra, per poi rimettersi insieme con Warren Cuculo, ma questa è la storia di Duran Duran, non di Rio. Rio, ripeto, ha una title track fantastica, tra l'altro uno dei primi dischi in cui tirano fuori i video, Rasse Mercai girava 4 video in uno, è un disco notevole, suonato benissimo in realtà, con delle belle idee. Qui insomma si passa appunto da botte più Rio, che hanno più un senso disco nel loro nel disco punk, quasi nel loro modo di confrontarsi anche con un certo tipo di funk della disco americana nera, e in Angry Like a Wolf un classico riff glam, sembrano Mark Bolan, con sopra dei sintetizzatori e un modo di fare alla Japan, bella anche My Own Way, bella Lonely in Your Night, ma era un disco completo, un disco dove ci sono quelle 4-5 canzoni più belle e poi le altre 4-5 si ascoltano molto volentieri. C'è il ballatone pur bellissimo Save a Prayer, insomma, con controanimazione sonore quasi alla Roxy Music di quel periodo, e poi soprattutto c'è secondo me il pezzo più bello che Duran Duran abbiano mai concepito insieme a Carol Memories del disco Prima Maria, ovvero The Chauffeur, questo sì un pezzo meraviglioso che si basa su una ritmica essenziale, su delle tastiere, un piano meraviglioso, un modo di cantare assolutamente unico, questo è un pezzo veramente meraviglioso che da solo varrebbe l'idea di avere questo disco in casa, che ora adesso mi sento di consigliare veramente a tutti, perché sono 40 anni, un disco freschissimo dal quale ancora continuano a rubare tantissimi gruppi di new wave, rivalutazione anche per i Duran Duran giusta, perché insomma all'epoca li odiavamo tutti più per chi li ascoltava che per il loro valore artistico, e questo Rio, niente da dire, è un discone in realtà, come New Romantic e roba del genere, una pietra miliare, un disco imperdibile, il link è qui sotto, io lo ascolto da 40 anni e non smetterò di ascoltarlo davvero adesso, perché anzi più lo ascolto e più mi sembra più in avanti, ecco, incredibilmente questo disco è il primo dei Duran Duran, secondo me non invecchiano, sono molto belli e continuano ad avere intuizioni interessanti, ripeto, forse non un capolavoro ma di sicuro un calto, una pietra miliare, un disco dal quale è partito tantissimo altro, che però non vale neanche un quarto appunto di questo grande disco di Duran Duran. Qui sotto, come ho detto, c'è il link, fate un po' voi, donate su Patreon, iscrivetevi al canale, mi piace, fate tutto quello che dovete, ma se avete la vera buona musica, se volete un reperto degli anni 80 della New Romantic davvero utile, al di là dei Japan e di altri gruppi come Ultravox anche migliori, questo Rio di Duran Duran è un ottimo disco e io ce l'ho in collezione, e direi che sarebbe il caso che ce l'avessero un po' tutti, anche per l'importanza storica.